Grazie cara Giorgia, inizia la timeline di Agora Estate e lo sapete appunto in questa crisi di governo qualcuno direbbe non ci resta che piangere per citare il film di Troisi, ecco in questo caso noi non ci resta che ridere e oggi ci divertiamo in compagnia di due attori eccezionali, sono davvero due super ospiti, due super star, signore e signori vi presento Caterina Guzzanti e Pietro Sermonti, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao ragazzi, ma dove siete? Siete scappati dalla crisi di governo? Dove siete? Beh sì, noi a proposito di governo balneare, noi ci siamo portati avanti, stiamo in località appunto balneare. Però per rispetto abbiamo messo questo muro. Esatto, un muro di desolazione. Non farvi vedere la meraviglia che abbiamo davanti. Come si dice a Roma, per non farci rosicare troppo, diciamo. Esatto, era proprio quella la nostra linea. giustamente, quindi governo balneare, questa è la notizia di Sermonti e Guzzanti, potrebbe essere un'opzione? No, peraltro seguiamo con apprensione da ieri sera le notizie che si susseguono, ci vergogniamo un po' di essere in un posto bellissimo e auguriamo che nel È legittimo, assolutamente. E allora, voi siete qua perché dobbiamo presentare il vostro ultimo progetto, che non solo è un podcast nato da un libro, ma adesso è anche uno spettacolo dal vivo, e parliamo di questo, lo sto mandando dal mio tablet, La Scoria Infinita, che è una sorta di commedia sui luoghi comuni, no? Tratti da fatti che accadono insomma un po' tutti i giorni a ognuno di noi, tratti anche dai post che pubblicava sui social l'autrice Arianna Gaudio. Ecco, come è nato un po' questo progetto? Tra l'altro si ritrova una sintonia che il pubblico ha amato tantissimo, in Boris, Confusi e Felici, insomma la vostra coppia il pubblico la conosce bene, no? Noi meno. Ecco. Sì, in realtà questo podcast, che tra l'altro ci siamo resi conto essere un oggetto abbastanza strano da collocare, perché non è TV, non è radio, però in realtà si presta perfettamente per l'operazione che ha fatto Arianna Gaudio, perché lei ha fatto proprio pesca cioè lei, quello che noi diciamo, le cose che noi raccontiamo e che voi potrete sentire sul podcast, sono delle conversazioni quotidiane che lei ha veramente trascritto fedelmente nei suoi viaggi da pendolare, per cui, come dire, con la regia di Filippo Gatti, l'operazione secondo me è piuttosto interessante, perché noi cerchiamo di restituire esattamente quello che lei ha captato, come se fosse una pescatrice, possiamo dire questo. Sì, poi siccome siamo due pagliacci, abbiamo un po' dato personalità ai personaggi che magari invece non... che erano persone, che sono tuttora, ma mi auguro per loro, persone in giro per supermercati, treni regionali, parchi, giochi, aree, cani e tutte le location che Arianna ha scelto, frequenta. E quindi sì, come diceva Pietro, lei ha cominciato a scrivere questi racconti sui social per gli amici e poi c'è stata una ola di richieste di farne dire una raccolta e quindi è nato questo libretto. E meno male che poi tutto questo ha avuto le vostre voci, insomma ci avete anche davvero fatto divertire molto. E allora, visto che insomma come ho detto qui con noi oggi ci sono due grandissimi super ospiti, noi vogliamo omaggiarvi, visto che tra l'altro sui social si parla molto anche della vostra coppia, non so se lo sapete, a parte che Pietro non è social, so che non sei iscritto e quindi non puoi saperlo, ma ti dico, leggo questo tweet dal mio tablet, perché molti parlano di voi e dicono: ma voi non vorreste Pietro Sermonti e Caterina Guzzanti coppia anche nella vita reale? C'è questo appello, non so se lo sapevate. Guarda, vuoi raccontare cosa accade in questo momento? Esatto, io ho qui di fronte la mia compagna che... la gestacci. Stiamo per far saltare coppie in diretta, diciamo. No, non vogliamo assolutamente questo. No, però dicevo, dimmi. Di aver avuto la fortuna di lavorare con Kate, prima in Boris naturalmente, poi di aver fatto Confusi e Felici, e soprattutto voglio parlare bene di me, ho avuto il coraggio di fare questa esperienza del podcast, perché vi garantisco che fare questa esperienza, raccontare queste storie, dare voce ai personaggi vicino a lei è una cosa da kamikaze. Vabbè. Perché Caterina è posseduta da circa 280 persone, anime, voci, suoni.
La conosciamo, il grande pubblico conosce Caterina, ma conosce anche te, Pietro. Allora riviviamo un po' alcuni dei vostri lavori, dei vostri momenti insieme. Partiamo dalla clip 1, vediamo insomma questo omaggio solo per voi, vediamo. Io non so perché non ci ho pensato, la gente lo conosce, occupo. Lei allora è proprio matto. Sì, credo che anche Cristoforo Colombo fosse un po' pazzo, o no? Mi dispiace, ma per i ruoli secondari abbiamo due attori per ogni camerino. Ruoli secondari? Sì. Tu hai letto il copione? Ecco, questo episodio ruota intorno a Gianfranco Fini, cioè il mio personaggio, Arianna. Io ho letto il copione, il tuo personaggio ha due battute e sei inquadrato da lontano. Però le inquadrature, se permetti, le decide Renato. Fai questo film con me, poi dopo, è l'ultimo, va bene? Poi dopo ritornerai al tuo ristorante, va bene? Sì, prima... Penso che tu possa fare un grande film, René. Perché non sono un imitatore, Renato. Io ti do proprio un'interpretazione del personaggio. Dai, stai. Vedo che ridete, eh? Beh, il mio è un po' di malinconico perché guardavo i miei capelli, ma per il resto... No. Però ecco, vi voglio chiedere quanto è importante, soprattutto anche in questo momento storico, insomma, crisi di governo, non solo, la satira, la comicità, cosa rappresentano? Sono anche una sorta di forma di libertà, no? Di segnale di salute della democrazia. Per voi cosa rappresenta appunto la satira, la comicità e non solo? Io penso che tu sia la persona più adatta a rispondere per prima. Ma mica tanto, io mi sono un po' allontanata, devo dire, dalla satira, perché la solita cosa di quando la realtà supera la parodia non c'è più divertimento. E io mi sento un po' così, sono un po' disamorata, sono felice che ci sia chi continua a farla, anche in famiglia per fortuna e... Cioè tu dici che la realtà politica ha superato addirittura certe maschere che voi avete rappresentato, quindi insomma è impossibile superare la realtà? Non lo so, non mi va di fare a gara chi la spara più grossa, è un po' entrare in competizione col soggetto della propria parodia. Un conto è trovargli una lettura per spiegarlo in un modo buffo, spiegare un modo di pensare, di ragionare, come succedeva un po' nel passato. Adesso è tutto talmente urlato che a me personalmente passa un po' la voglia, però invece magari certo. Si ritroverà. No, sono un po'... Si ritroverà. È amareggiata e quindi faccio l'attrice e quindi sono artista e faccio i film. No? Non lo so, sono un po' sì, non mi va più di mettermi a scrivere i pezzi satirici. Sì, ho la disillusione del cittadino. È un discorso anche insomma di status, di come uno si sente in un certo momento, no? Adesso è così, poi magari insomma tu hai lasciato uno spiraglio sul futuro e quindi chi lo sa. E Pietro invece cosa ne pensi? Ma io da questo punto di vista sono meno vicino di Caterina alla satira, per cui essendo un mero esecutore, diciamo, io rispetto alla satira sono un fruitore e ho anch'io, devo dire, dal mio piccolo punto di osservazione, la sensazione spesso che appunto la realtà superi, che ci siano delle maschere talmente perfette e roboanti che sia difficile superarli, o per cui ho la sensazione che sia un po' anchilosata quella vena, ma da spettatore lo dico, e da persona appunto che frequentando poco i social ho la sensazione che i social siano un veicolo ossessivo di questo battutismo continuo che io frequento poco, essendo un uomo anziano. Ecco, l'hai citato, allora è impossibile quindi non mostrarvi un po' di battute insomma anche sull'attuale crisi di governo eccetera così, perché ce n'è una che riguarda proprio voi in qualche modo. Parto da qui perché si cita Boris, parto da questo meme perché ed è crisi di governo, signori, per citare una famosa scena. E giustamente, poi ancora ve ne leggo altre. Ho vissuto più crisi di governo che fidanzamenti, twittano, e insomma giustamente c'è della sincerità. E poi ancora, la crisi di governo estiva ormai è una tradizione folcloristica. Ci abbiniamo una sagra, chiede Dio su Twitter. Insomma, succede anche questo. Visto che il vostro podcast, lo ricordiamo, La Scoria Infinita, è, tra l'altro il 26 luglio sarà uno spettacolo dal vivo a Santa Severa a Roma, quindi imperdibile, andiamo online a cercare tutti i vari biglietti. Vi voglio chiedere, ci sono dei luoghi comuni, magari sulla politica? Perché insomma io vi ascolto
portati insomma nei vostri episodi. Molte volte Pietro è anche vittima dei personaggi interpretati da Caterina. Ci sono dei luoghi comuni secondo voi? Ma quello clamoroso, quello che ci diciamo da quando siamo ragazzini anche con gli autori di Boris, è sempre che la politica è uno sporco gioco. Questo ce lo diciamo, ce lo siamo detti in continuazione, quello che rispetto alla politica si stava meglio quando si stava peggio, e soprattutto quello che a me ripugna è che non c'è più differenza tra la destra e la sinistra, che è una cosa per me inascoltabile. C'è un episodio del podcast in cui c'è uno sketch, io li chiamo sketch, in realtà, una fotografia è una che commedia. Ha fatto questo, Dico, è una commedia, quindi giustamente vengono chiamati sketch, giustamente. Sì. Sì, effettivamente. In cui un uomo porta a cena, forse per la prima volta, una donna e lei... e scopre che a lei piace Salvini e quindi con molta grazia chiede il conto e la riporta a casa e lei dice che la incanta, non so, io quando lo sento parlare mi incanta, poi non ci capisco niente perché la motivazione di solito, cioè, mi piace un leader tipo Salvini, non ci capisco niente, mettere le mani avanti, però subire il fascino dell'uomo e del testosterone, certo. È bella la signorina l'ha accompagnata a casa di gran carriera. Chiarissimo, è bello anche questa volta, questa vostra rappresentazione di luoghi comuni in ogni modo, di ogni tipo, quindi insomma grazie per essere stato qui con noi. Ricordo La Scoria Infinita, lo sto mostrando dal mio tablet, che sarà il 26 luglio dal vivo a Santa Severa Roma, poi ovviamente online come podcast, quindi grazie Caterina Guzzanti. A Santa Severa. Esatto, grazie, esatto. Grazie mille a voi, grazie. Grazie, grazie mille. Un momento pesante. No, grazie a voi per averci aiutato insomma così a tirare un sospiro di sollievo, e adesso la linea di Timeline va nelle mani di Giorgia Rombolà.